Mio piacere e mio dovere portare il ringraziamento degli italiani ai lavoratori, agli operai, ai tecnici, agli ingegneri che hanno dato vanto all'Italia per un'opera che ha rispettato i tempi, senza incidenti, senza infiltrazioni mafiose. Volevo portare il mio sostegno da Ministro dell'Interno alle forze dell'ordine. Pensate che in questi anni si sono susseguiti 700.000 presenze di uomini e donne in divisa, 700.000 presenze di uomini e donne in divisa per sorvegliare un cantiere, quasi 400 feriti, quasi 1.000 denunciati, sono numeri indegni di un paese civile, si può essere a favore, si può essere contro, ma lo si fa a volto scoperto e a mani libere. E quindi sarò e saremo assolutamente inflessibili con quelli che alzeranno un dito contro i lavoratori o contro gli uomini e le donne delle forze dell'ordine. Il mio auspicio è che i lavori ripartano il prima possibile. C'è stato un investimento e ci sarà un investimento di più di 4 miliardi di euro. Ci sono volontà di ridisegnare una parte dell'opera, di tagliare alcune opere sovrastimate, di rivedere la mega stazione di Susa, di rivedere il 1,7 miliardi di investimenti previsti sul territorio italiano.